Grazie Presidente. Questo, Presidente, colleghi, questo è il DEF. Sono 780 pagine. In 780 pagine di DEF della sanità ci sono 10 pagine. 10 pagine. 10 pagine per tagliare 2 miliardi e mezzo. Perché evidentemente questo Stato, evidentemente questo Governo, ha deciso che quello è il luogo dove bisogna tagliare. Nonostante i cittadini la paghino, e la paghino cara, Presidente, perché ricordo che in molte regioni d'Italia noi cittadini paghiamo l'aliquota massima dell'IRPEF per avere i servizi sanitari. Noi tagliamo 2 miliardi e mezzo alla sanità. Con un atto di ipocrisia mostruoso fatto dal governo Renzi. Cerco di non agitarmi perché poi mi fa male alla salute. Però ricordo che la sanità, in legge di stabilità, è stata finanziata. È stata finanziata per 100, aspetti che prendo il dato esatto perché non voglio dare i numeri come fate voi. Allora, era stata finanziata per 112 miliardi. Ok? Quindi noi 2 mesi fa abbiamo votato una legge di stabilità dove abbiamo detto che il Servizio Sanitario Nazionale era finanziato per 112 miliardi. Si sono levati scudi da parte anche della maggioranza che diceva che i tagli alle regioni, 4 miliardi di tagli alle regioni, non avrebbero comportato tagli alla sanità, non sia mai, tant'è che era quella la quota di finanziamento. Dopo 2 mesi, miracolosamente, in conferenza Stato-Regioni si riuniscono il ministro Lorenzin, evidentemente per una decisione presa da qualche altra parte, perché se la Lorenzin va in conferenza Stato-Regioni, qualcuno decide che debba andare la Lorenzin e che quindi si debba tagliare la sanità. Quindi vorremmo anche capire queste decisioni dove sono state prese. Va in conferenza Stato-Regione e dice no, signori, qui dobbiamo tagliare. E le regioni, che ovviamente dei loro privilegi non le vogliono neanche parlare di tagliare i loro privilegi, dicono va bene, tagliamo dalla sanità, tanto ci sono i cittadini che pagano, lavorano, pagano tasse per non avere servizi. Allora, per il Movimento 5 Stelle questo comportamento è inaccettabile. Questi DEF sono diventati veramente dei pallottolieri, cioè luoghi dove vengono dati i numeri letteralmente. Vi faccio un esempio perché uno deve anche confrontare i DEF degli altri anni per capire se queste previsioni hanno un senso o no. E non ce l'hanno, perché il DEF nel 2013, il DEF del 2013 diceva che la sanità nel 2015 doveva essere finanziata con 115 miliardi. Poi questi 115 miliardi nel DEF del 2014 sono scesi a 113, quindi 2 miliardi in meno. Nel DEF di oggi, addirittura nel 2015, diventano 109. Quindi noi facciamo i DEF, scriviamo 800 pagine di frottole, perché poi puntualmente vengono smentite. Allora, io non so veramente se questo è un modo di governare il Paese. A me mi sembra un modo di sprecare il tempo nostro, dei cittadini che lavoriamo e paghiamo le tasse, anche vostro, visto che producete dati che poi non siete in grado in alcun modo di rispettare. Ma poi io voglio anche dire un'altra cosa. Allora, tutti si stracciano le vesti per dire che dobbiamo tagliare dalla sanità, ma la sanità non è la voce di costo più importante di questo Paese, perché noi su una spesa pubblica di 830 miliardi spendiamo per la sanità, come ho appena detto, 109 miliardi, spendiamo meno di tutti gli altri Paesi europei, certo la Grecia spende di meno, voglio dire. Emergency ha aperto gli ambulatori anche in Italia perché i cittadini non riescono ad accedere al diritto alla salute. Quindi Emergency non ha gli ambulatori solamente in Africa, ce li ha anche in Italia. E questo perché già spendiamo il minimo indispensabile in sanità. Allora, voglio dire, perché bisogna continuare a tagliare sulla sanità
quando siamo un paese che per le stime della Corte dei Conti ha un costo della corruzione altissimo, addirittura computato in 60 miliardi. Allora io questa la chiamo o ignoranza o incapacità oppure totale malafede, oppure un bel mix di tutte e tre che mi sembra che questo governo e anche quelli precedenti sappiano rappresentare in toto. Detto questo, voglio anche ricordare che oltre che la sanità esiste anche una cosa che si chiama sociale, che è proprio un attimino importante, perché è tutto quel settore che consente alla gente di non finire in mezzo alla strada. Lo so che non è un argomento che vi interessa molto, visto l'ostruzionismo che ci fate sul reddito di dignità, però così vi informo. E vi informo anche che i fondi per le politiche sociali da una parte, il fondo per la non autosufficienza dall'altra, è un fondo che in 10 anni è stato prosciugato. Prosciugato! Voi state stanziando per quest'anno 400 milioni nel fondo delle non autosufficienze e 250 a partire dal prossimo anno. Ma come pensate che i cittadini italiani debbano continuare a sostenere una pressione fiscale da paesi del nord Europa e pensate di dargli servizi che sono neanche paragonabili a paesi, non dico del terzo mondo, ma neanche? Com'è possibile? Liberalizziamo, sentivo il collega, liberalizziamo, ma noi non siamo l'America che abbiamo una tassazione al 18%, scusa, ma questo concetto lo capite o no? Cioè se noi paghiamo delle tasse per dei servizi pubblici, quei servizi ce li dovete dare, non è che noi possiamo pagare le tasse solamente perché voi fate debito e non siete in grado di aumentare il PIL perché non avete una politica economica seria. E perché vi siete schiavizzati all'Europa e avete fatto questa bellissima decisione di entrare nell'euro svendendo la proprietà della moneta in questa maniera. Non è così che si può ripagare il debito, non è così che si può stare nei parametri, tagliando la spesa pubblica e vessando i cittadini. Allora la sanità, se è pagata, deve rimanere pubblica, se no leviamo la tassazione al 40%, la portiamo al 18%, i cittadini, quelli che possono se la pagano e quelli che non possono non se la pagano, ma ci vuole coerenza. Io questi politici che parlano di privatizzare con i miei soldi da cittadina mi sono francamente scocciata. C'è un cortocircuito che veramente omettete di informare quando parlate sia qua in aula sia in televisione. Siamo tassati per avere servizi pubblici, dateci i servizi pubblici. Punto, non c'è discussione. Se non ce la fate a stare nei parametri europei, avreste dovuto dirlo durante il semestre europeo. Come hanno fatto altri paesi, come ha fatto la Francia. Se sfora la Francia possiamo sforare pure noi. Se non addirittura decidere, come dice il Movimento 5 Stelle, invece di fare una politica monetaria diversa e di riprendersi la sovranità monetaria, che sono collegati come argomenti, mi dispiace, ma sono collegati, perché le politiche di austerità che stanno tagliando le spese pubbliche nei paesi europei sono politiche che vengono da questa decisione folle di non avere più la nostra sovranità e quindi non poter battere la nostra moneta quando le nostre esigenze lo richiedono e soprattutto di metterla nell'economia reale e non nel circuito finanziario. Poi, ovviamente, il DEF, l'ho già detto, su 800 pagine ce ne sono solo 5 sulla sanità, nonostante sia il comparto che è stato maggiormente penalizzato, e non ha, ricollego e dico l'ultima cosa, quindi nonostante non ci sia praticamente scritto nulla, ancora si fanno promesse. Allora, io ricordo che il patto della salute prevedeva una scadenza al 31 dicembre 2014. Di queste scadenze non è stata rispettata neanche una. Ieri col mio collega Villarosa abbiamo fatto un question time per chiedere che venisse prorogato di un mese la possibilità per i comuni di presentare i rendiconti consuntivi. Concluda. Ai comuni un mese non gliel'avete dato, mentre voi vi prendete tutto il tempo del mondo, mentre la gente ancora aspetta che adempiate ai vostri obblighi. Detto questo, ovviamente... No, la ringrazio, deve concludere, è già fuori il suo tempo. Un DEF inaccettabile, grazie. La ringrazio.